Buongiorno da Canale 81 Lazio, bentrovati alla prima edizione del notiziario regionale. Iniziamo dalla cronaca, giornata nera, quella vissuta ieri in Tuscia per due incidenti sul lavoro in cui hanno perso la vita due persone. La prima tragedia è avvenuta a Grotte di Castro, quando il dipendente di un'azienda di Arezzo, specializzata in infissi, è rimasto schiacciato da un grosso pannello mentre stava scaricando la merce che stava consegnando. A poche ore di distanza, a Vasanello, un agricoltore 86enne è deceduto dopo che il trattore che stava guidando si è ribaltato e lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. E ora passiamo in provincia di Latina a Sezze, dove sono stati scoperti 6 lavoratori stranieri non in regola in un'azienda agricola. È quanto hanno scoperto gli agenti di polizia in collaborazione con l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Latina nel corso di specifiche attività di controllo contro il lavoro nero e lo sfruttamento che hanno riguardato un'impresa, abbiamo detto, di Sezze Scalo. Una situazione che ha portato alla denuncia in stato di libertà del titolare dell'impresa, responsabile di aver impiegato stranieri irregolari. In vista del giubileo sono 3 le strutture ricettive nei confronti delle quali nella giornata di ieri è scattato il provvedimento di sospensione della licenza emesso dal questore di Roma. Il primo sigillo è stato apposto dagli agenti del commissariato Esquilino e a carico di una struttura ricettiva sita in via Napoleone e resterà chiusa per i prossimi 5 giorni. Le altre 2 chiusure sono scattate sempre nella giornata di ieri in via Carlo Cattaneo per 2 strutture ricettive con un unico titolare, dove è emerso che gli alloggiati non erano stati censiti sull'apposito portale. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato. Maltempo a Roma a partire dalla serata di ieri. La Direzione Emergenza Protezione Civile 112 della Regione Lazio ha emesso un'allerta meteo dalla notte di ieri appunto per le successive 18-24 ore. Si prevedono in particolare precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Chiudiamo con il calcio. La Roma viaggia spedita verso il big match contro l'Inter, fissato per domenica sera, nel quale cercherà di conquistare punti utili a ricucire il gap che la separa dalla zona Champions. Le buone notizie dopo il recupero di Paulo Dybala arrivano da Artem Dovbyk. L'ucraino, infatti, rientrato dall'impegno con la nazionale con un problema al ginocchio, si è allenato ieri regolarmente in gruppo e contro la squadra di Inzaghi sarà regolarmente a disposizione guidando l'attacco proprio insieme a Paulo Dybala. Con questa notizia è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, appuntamento a più tardi con i prossimi aggiornamenti sempre qui su Canale 81 Lazio.